facendo, perché gli russi erano più avanti. Perché nel frattempo era entrato il clima della guerra fredda, si era scoperto che Bio Preparat era un grande sistema messo in campo dai russi per preparare le guerre biologiche. E allora gli americani si rendono conto che non c'è niente da fare, bisogna essere competitivi anche in questo. Allora, purtroppo diciamo che la scienza ha servito al male, se questa è la figura meravigliosa di Persefone. Persefone può essere portata ancora nel buio della notte a diventare così, la scienza può fare così. Se non prevale una coscienza, una morale, un controllo, l'unico controllo lo può operare la gente. Se c'è una coscienza civile, la scienza non può fare questo, perché perfino personaggi come Albert Einstein, che tutti amiamo, possono perdere la testa in un certo momento. Questa è la lettera famosa in cui chiede al presidente Eisenhower di utilizzare, a Roosevelt, scusate, perché siamo ancora nel 39, di usare una bomba atomica su una città del nemico direttamente, e dice: a single bomb of this type, una singola bomba di questo tipo, se ben portata su un porto, può fermare Einstein. In quel momento, e infatti Szilard, un grande fisico, si rende conto che non bisogna fare una cosa del genere, la scienza non può mai essere messa al servizio di una politica, anche fatta tra virgolette in quel momento, può sembrare per il bene, per la salvezza del paese. Oppenheimer diventa matto in un certo senso, ha una crisi di follia dopo aver visto i primi esperimenti delle bombe atomiche, perché fin quando vengono lanciati su città lontane lui non se ne rendeva conto. Quando vede gli esperimenti lui scrive cose di questo tipo: ecco, io sono diventato la morte, sono diventato colui che può distruggere mondi. Oppenheimer, grande fisico che dirige il progetto Manhattan. Ma io credo che la cosa più importante è chiederci tutti con onestà: ma noi cosa avremmo fatto in una situazione come questa? Perché è molto facile appunto analizzare tutto questo, ma il vero problema è che di fronte a una situazione come questa siamo in grado di aiutare questa persona. Diceva Dietrich Bonhoeffer, uno dei grandi vittime, perché la Chiesa Cattolica in Germania, veramente bisogna dirlo, una dei pochi centri di resistenza contro il nazismo, e alcuni protestanti, anche la Chiesa protestante fu in parte asservita all'ideologia nazista, ma alcuni resistettero. Questo fu uno delle ultime vittime. 9 aprile del 45, Hitler, poco prima di morire, 25 giorni dopo morì Hitler, dette l'ordine di eliminarlo personalmente. E questo diceva Bonhoeffer: io da sacerdote, quando vedo qualun pazzo che si lancia da suo lato sul marciapiede, non posso, come pastore, contentarmi di sotterrare i morti, consolare la famiglia, io devo fermare il conducente al suo volante. E viene ucciso. La Rosa Bianca è Tilles, che fa questo meraviglioso finito diario, bellissimo, che dice: noi abbiamo lasciato il campo cantando. Non bisogna dimenticare questo libro di Goldhagen, ancora una volta dice: the devil that never dies, non è finita. Se noi non stiamo attenti può tornare, bisogna saperlo. E allora l'ultimo passaggio credo importante è: se la morale non è in grado di dare giudizi su tutto questo, bisogna rifarsi a qualcosa di troppo grande, come alcuni autori del Novecento ci hanno indicato. Ora che il tempio è stato distrutto e la Shekinah simbolizza la presenza, l'immanenza di Dio, e andate in esilio insieme ai figli di Israele, non c'è giorno in cui non si verifichi una maledizione, il mondo è maledetto, la gioia non si trova né in alto né in basso. La vera risposta a tutto questo la può dare solo il libro di Giobbe. La teodicea significa in qualche modo giustificazione di Dio. Noi non possiamo capire, ma non ha senso dire Dio ad Auschwitz non c'era, Auschwitz è stata la sconfitta di Dio. Noi dobbiamo renderci probabilmente perfino lì, come ci dice questo meraviglioso romanzo, perfino lì bisogna lodare Dio, anche se va al di sopra delle nostre forze. Questo è un romanzo che io spero che tutti possiate trovare e leggere di qualche anno fa, meraviglioso secondo me, che si conclude con queste parole, che sono quelle di una preghiera per i morti in Kaddish: lodato sia Auschwitz, lodato Magiane, l'Eterno, lodato sia Dio, Treblinka, lodato Buchenwald, lodato Mauthausen, lodato sia Terenzi Stamm,
Bergen-Belsen, lodato sia l'Eterno, Cusco, lodato sia.